Salve a tutti, cari sconosciuti, io sono Ferrero, se preferite Melocchi. Questo vlog sarà molto rapido e indolore, soltanto un paio di informazioni e novità. A meno che non siete vissuti negli ultimi 7-8 anni dentro un buco nero, dovreste sapere che il 1 settembre vedrai gli scaffali The Phantom Pain, l'ultimo titolo letteralmente della saga di Metal Gear Solid. Per questa ragione, a partire da domani, io e il mio compagno andremo in una sorta di ritiro spirituale, anti-spoiler, una sorta di bolla di antimateria per isolarci dal mondo, e penso che questa condizione durerà per circa 2 settimane, 20 giorni. Ragion per cui non potrò garantire una pubblicazione di video sul canale, la qualcosa mi dispiace tanto visto che si tratta di un canale appena aperto e avrei preferito cominciare questa avventura con più backup, solo che per via degli avvenimenti di cui parlo nel primo vlog, nel primo Wevlog, non è stato possibile per me, cioè per situazioni soggettive e non oggettive. Ragion per cui comunque vi assicuro che scriverò qualcosa, mi organizzerò il lavoro, ho già tante 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 idee, però appunto non potrò garantire una pubblicazione costante e di questo me ne scuso profondamente. A proposito della prima praticamente pubblicazione ufficiale del canale, ringrazio tutti i commenti, anche quelli negativi, se sono stati costruttivi e non sono stata una critica sterile. Perché non mi aspettavo questo risultato, dico la verità. Chiaramente questa prima WeSong che ho fatto, sì, è letteralmente una sorta di teaser, non si tratta minimamente del lavoro definitivo né per complessità né per durata, era giusto per darvi un'idea molto vaga di quello che vorrei andare a fare. Chiaramente comunque l'ossatura sarà quella, ma parleremo di tracce più lunghe e con più voci, diciamo. Io non sono un'esperta di musica, quello che faccio lo faccio per far ridere, per intrattenere, l'ho detto anche all'inizio nel video introduttivo del canale, non ho presunzione di essere competente o qualsiasi cosa, ma visto che molti di voi ridono e straridono guardando montaggi di YouTube poop, non vedo il motivo per cui il caso di lavoro originale mio debba venire criticato il fatto che io mi metto a fare mentre faccio finta di canticchiare una canzone. Ad ogni modo, non è questo il luogo e il tempo per parlare di ciò. Però, a tal proposito, adesso non è stato possibile, visto che il canale è praticamente vuoto, ma presto, in futuro, quando ci saranno diverse serie, diverse playlist di format molto diversi fra loro, vedi vlog, vedi critica, commenti personali su argomenti svariati, che siano film, che siano giochi, che sia semplicemente una chiacchierata fra amici, però con una webcam, ecco. Proprio perché ci saranno vari format, io vi invito. Sì, lo so, è una frase fatta, ma se non vi piacciono le mie canzoni, non guardatele! Vi assicuro che quella non è la dimostrazione del mio quoziente intellettivo, ragion per cui pensate che siano cose stupide? Guardatele. Ragazzi, la libertà di espressione è anche questa, non focalizzatevi troppo sul live stupido. Vedete così tanta merda ogni giorno, sia su internet che sulla televisione, che la quantomeno è una forma artistica a modo suo. A prescindere da tutto, comunque ringrazio chi mi ha dato fiducia, si è comunque iscritto al mio canale, nonostante appunto al momento l'unico video serio sia una di 30 secondi. Spero di non deludervi, spero che mi diate anche una seconda possibilità. Se pensate che io sia una cerebro lesa, vi assicuro che non è così, però ogni tanto mi piace farlo. Buon The Phantom Pain per chi lo comprerà, buon Rosic per chi lo vorrebbe ma non lo comprerà, e ci vediamo.